Non è stata la solita Lazio arrendevole che vediamo a San Siro, ma quando il Milan ha spinto veramente, la Lazio è sparita dal campo. Ciao a tutti da Vittorio, benvenuti sul mio canale dove parliamo di Lazio ogni giorno. Quindi se sei un simpatizzante, un tifoso, vuoi essere sempre aggiornato sulla Lazio, ti consiglio di iscriverti al canale e cliccare la campanella in modo tale che riceverai una notifica ogni volta che caricherò un nuovo contenuto. La Lazio torna da Milano con il risultato ormai consueto quando giochi fuori casa contro il Milan, ovvero una sconfitta. Ma se ieri nel post partita ho detto la solita Lazio, mi riferivo al punteggio, non alla prestazione della Lazio, perché almeno nel primo tempo la Lazio ha giocato a viso aperto. Mi viene da dire che addirittura la Lazio ha giocato meglio del Milan nel primo tempo, anche se il Milan nel primo tempo ha avuto più possesso palla. Però la Lazio ha creato di più. Il problema è nato quando il Milan nella ripresa ha iniziato a spingere, ha iniziato veramente a cercare il gol con cattiveria. Ecco, l'ala Lazio si è disunita, l'ala Lazio è sparita, l'ala Lazio è tornata quella che siamo abituati a vedere contro le grandi fuori casa. Una squadra spaventata, una squadra che non ha avuto la forza di mettere giù il pallone, far girare palla e far passare la Buriana. Invece la Lazio si è schiacciata dietro, consentendo al Milan di spingere nella nostra metà campo e ogni lancio lungo era di nuovo un pallone al Milan. Invece la Lazio doveva ragionare, soprattutto con Rovella e Luis Alberto, che c'era qualità a centrocampo, bisognava recuperare il pallone, metterlo giù, farlo girare e piano piano alzare il baricentro. È anche vero una cosa, che per fare questo hai bisogno dell'attacco. E sia Tati Castellanos, partito a sorpresa titolare, che Felipe Anderson non hanno aiutato minimamente nel secondo tempo. E per assurdo, uno dei motivi per cui la Lazio ha sofferto tantissimo nel secondo tempo il Milan è appunto questo: gli attaccanti non sono riusciti a far salire la squadra e la Lazio è finita schiacciata. Però, se vuoi vincere a San Siro, se vuoi vincere allo Juventus Stadium, devi sapere che ci sarà un momento, 10, 15, 20 minuti, dove la squadra avversaria inizierà a spingere a manetta e tu devi essere bravo e lucido a reggere l'urto e cercare di sfruttare le ripartenze. E invece la Lazio ha avuto paura, e invece la Lazio non è riuscita a reggere. Ed è questa la cosa che mi dà più fastidio, perché dopo un buon primo tempo la Lazio nel secondo è stata in balia del Milan. E poi bisogna dire una cosa: nel primo tempo per me abbiamo giocato meglio del Milan, non molto meglio, eh. Abbiamo creato, ma ancora una volta non abbiamo finalizzato. Molti dicevano è colpa di Ciro, eccetera. Bene, ieri il primo tempo ci ha detto che non è colpa di Ciro Immobile. La Lazio ha un problema sotto porta e da ieri sera possiamo dire che non è colpa di Ciro Immobile, perché ha giocato Tati Castellanos, che nel primo tempo secondo me ha fatto bene, ma abbiamo fatto tre passaggi al portiere nel primo tempo? Non va bene, perché a meno che Magnan non ha un mancamento e si fa entrare il pallone sotto le gambe, la Lazio nel primo tempo non segna mai. E così è successo. Per carità, Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni hanno anche spinto, però quando hai la chance la devi cogliere, non puoi andare leggero sul pallone, non puoi girarti al limite dell'area e tirare una caccavella lenta e centrale. Magnan è il signor portiere, quelle neanche si stanca, la blocca veramente facilmente. Ecco, la differenza è stata quella. Il Milan, quando ha avuto l'occasione, ci ha provato con cattiveria, con voglia di vincere. La Lazio, quando ha avuto la chance, sembrava quasi fosse un'esercitazione e ha tirato in porta così per finire l'esercizio. E questa è la differenza. La Lazio non ha giocato male e secondo me ha anche ragione Sarri dicendo che la Lazio ha giocato bene, ma nel secondo tempo hai subito troppo. Nel secondo tempo non hai avuto la forza di ripartire. E secondo me là è più mentale che altro. Il Milan correva per 5, il Milan attaccava, attaccavano tutti. La Lazio non ha avuto la forza di gestire la situazione e ripartire. E questo è un problema che abbiamo visto più volte. A Torino contro la Juve succede ogni anno, col Milan succede spesso, anche con l'Inter l'abbiamo visto più volte. Ecco, questa squadra nelle grandi partite, fuori casa, quando non c'è il grande supporto del pubblico, si spaventa e non riesce più a rispondere. E questo è un limite evidente, è un limite che non è dettato da Maurizio Sarri, come non era colpa di Simone Inzaghi prima. È una squadra che non ha la
la forza di riprendersi. In più bisogna dire che ieri sono mancati alcuni elementi fondamentali. Nella ripresa, Tati Castellanos e Felipe Anderson sono spariti. Luis Alberto, secondo me, è in grande difficoltà e faremo un video prossimamente su Luis Alberto. E quindi ti mancano quei giocatori chiave e tu vai in grande difficoltà. E contro una squadra come il Milan, non ce la fai, non la porti a casa. Perché poi il Milan ha individualità importanti che ti sfruttano l'occasione e te li fanno pagare, come è successo ieri con il Milan, no? Due gol e Provedel che fa almeno altri due buoni interventi. Insomma, il Milan ha meritato perché ha aggiunto alla qualità, che obiettivamente è superiore alla Lazio, la cattiveria. Ecco, la Lazio, se vuole tornare a casa con un pareggio o almeno un punto da queste partite, deve giocare con la cattiveria, addirittura di più degli avversari, per compensare la qualità inferiore. E invece l'abbiamo fatto solo per 45 minuti. Anzi, io direi che nel primo tempo la Lazio non ha giocato bene, ma non con la cattiveria che serve. Semplicemente il Milan non era così aggressivo come è stato il secondo tempo. Ovviamente questo è il mio giudizio. Tu che ne dici? Scrivimi, metti qua sotto. E prima di andare via, guarda questa playlist, perché se ti è piaciuto questo video ti piacerà anche questa playlist, e ricordati di mettere mi piace al video. Grazie.